Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la parola del nostro Signore insieme. Oggi che è il mercoledì 11 di agosto e noi siamo qui per leggere la parola e stiamo leggendo questo confronto, questa battaglia tra Elia e i profeti di Baal e di Astarte sotto il regno in Israele, re Acab, che tra l'altro chi vestiva i pantaloni in quella casa era la moglie Jezebel. E quindi vedete bene che cosa accade in questo confronto, questa battaglia tra un uomo, profeta di Dio, contro più di 400 uomini consacrati al demonio. Ma vediamo che cosa dice la parola di Dio. Noi cominceremo a leggere questa puntata da Primo Re, capitolo 18, a partire dal versetto 36, e noi continueremo fino al capitolo 20, versetto 12. Quindi leggiamo la parola del Signore. Allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il cuore. Allora piombò il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!» Elia disse loro: «Prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi». Quelli li presero ed Elia ne fece scendere al torrente di Chison e laggiù li sgozzò. Poi Elia disse ad Acab: «Risali, mangi e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia». Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e, gettandosi a terra, si mise con la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: «Ora va su e guarda dalla parte del mare». Quelli andò su, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia gli disse: «Ritornaci sette volte». E la settima volta il servo disse: «Ecco una nuvoletta, grossa come la palma della mano, che sale dal mare». Allora Elia ordinò: «Sali e di ad Acab. Attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi». In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Primo Re, capitolo 19, parola del nostro Signore. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che hai fatto della vita di ognuno di quelli». Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beer-Seba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: «Basta! Prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino sulla sua testa una focaccia cotta sulle pietre, calde, e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve. Poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: «Alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò, mangiò e beve. E per la terza e per la volta che quel cibo gli aveva, per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. Egli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che fai qui, Elia?»
Egli rispose: Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: Va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò un vento forte e impetuoso che schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca e una voce giunse fino a lui e disse: Che fai qui, Elia? Egli rispose: Io sono stato mosso da una gran gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto. Hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Il Signore disse: Va, rifà la strada nel deserto fino a Damasco e quando vi sarai giunto ungerai Azael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele e ungerai Eliseo, figlio di Safat. Da Abel Meola come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con 12 paia di bue davanti a sé ed egli steso guidava il 12º paio. Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Eliseo, lasciato le bue, corse dietro Elia e disse: Ti prego, lascia che io vada dare un bacio a mio padre e mia madre e poi ti seguirò. Elia gli disse: Va e torna, ma pensa a quel che ti ho fatto. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di bue e gli offrì in sacrificio con la legna dei gioghi dei bue, fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto perché domani noi possiamo continuare a leggere la parola del nostro Signore. Che Dio ti benedica nel nome di Gesù.